Allora, che bello ragazzi essere qua sulla visione frontale, così almeno vi dico due cosine. Allora ragazzi, intanto sto leggendo, ciao a tutte che vi vedo qua nella chat, che mi state salutando, quindi un bacio grandissimissimissimo a tutte voi. Ringrazio ovviamente abilmente per avermi dato questa seconda possibilità di realizzare insomma un corso su questa piattaforma. Mi piace tantissimo essere qua con voi e grazie mille di aver partecipato, di esservi iscritte, di esservi tenute a tutte queste così regole che avete dovuto fare. Un saluto anch'io, che Esatto. sono qui nel backstage, sono in tantissimi, Marta ti stanno salutando veramente in tantissimo. Ovviamente non potevo lasciare a casa la mia super regia che come al solito ovviamente mi segue e fa presente i vostri messaggi, magari le vostre domande più così più importanti, eccetera. Non vi riesco a salutare a uno, ma è come se lo volessi proprio fare, insomma, lo facessi in questo momento. Allora, ragazze, oggi realizziamo questa ghirlanda, come dico io, bando alle ciance, mettiamoci subito, subito al lavoro. No, non è vero. Prima di metterci al lavoro, volevo dire a chi non mi conosce, a chi ancora non è iscritta ai nostri social, ovviamente di farlo, ragazze, perché proprio tramite i social che vi diamo le novità, vi pubblichiamo insomma anche i prodotti nuovi, vi diciamo anche quello che c'è, quello che stiamo facendo, quello che stiamo organizzando di nuovo. Come chi ci conosce sa, abbiamo sempre un sacco di novità, infatti anche per i prossimi giorni ce n'è una che ve ne parlerò poi a fine del nostro corso di oggi, ragazze. Quindi state fino alla fine per coloro che volessero rivedere comunque questo video. Come ha detto Marco, rimarrà la registrazione, quindi non fatevi problemi, la possibilità di scaricare gratuitamente anche che cosa? Il nostro schema, il nostro cartamodello con appunto i vari cartamodellini proprio dei fiori che andremo a fare oggi, delle foglie e via. Allora, questa ghirlanda qui cioè ho pensato di realizzarla con un nuovissimo panno Lenci che è stato un po' così la novità che abbiamo voluto tenere proprio per Abilmente Academy, che è questo nostro panno Lenci morbidoso deco, che ne facciamo insomma sempre tanti e sempre differenti, ma la novità è che l'abbiamo stampato su panno Lenci glitterato, quindi è il primo di ovviamente una serie che andremo poi a fare e ce ne sono ovviamente, ne ce ne saranno sempre tantissime ragazzi anche nella prossima stagione. So che insomma vi è piaciuto moltissimo questa idea del panno Lenci glitterato. Grazie, insomma, sono contenta che questo disegno vi sia piaciuto. Il fiore che andremo a fare è il Delphinium, si chiama così, quindi la stessa, sia se utilizzate un panno Lenci stampato come questo, sia se invece utilizzate il panno Lenci tinta unita, quindi non c'è problema. La cosa ovviamente sarà che voi dovrete disegnare dal cartamodello, invece qui è già disegnato, perciò basterà semplicemente ritagliarlo. Ok. Prima di passare ai fiori, quindi prima di realizzare questi bellissimi fiori, andiamo a vedere come creare proprio la base, cioè la ghirlanda. La ghirlanda che la tecnica per realizzare questa ghirlanda si chiama tecnica frufru. È una tecnica che utilizzo tantissimo. La potete fare, la bellezza insomma di questa tecnica è che la potete realizzare con anche materiali differenti. In questo caso io ho utilizzato la nostra garza, che abbiamo oltretutto anche in diversi colori, in tanti colori, perciò se volete vedere tutti i colori andate sul nostro sito, che ovviamente è www.creativabymarta.it,
trovate tutti i colori di questa garza. Basta che nel cerca cliccate, scrivete appunto garza leggera, vi compariranno tutti quanti, ragazze. Ma se avete qualsiasi difficoltà, dubbio, perplessità, scriveteci sul nostro gruppo di WhatsApp, che è il modo più veloce per essere in contatto sempre con noi e per farci delle domande, oppure telefonate, ok ragazze? Il nostro numero di WhatsApp è 393 810 858, quindi andate anche sempre sul nostro sito, guardate nella pagina, nell'home page in alto a destra c'è l'elenco dei rivenditori, ragazzi, i nostri rivenditori Creativa by Marta, che ci seguono sempre e quindi acquistano sempre tutte le nostre novità. Potete guardare quello più vicino a casa vostra, oppure quello che fa la vendita online, quello che vi sta più simpatico, insomma lì vedete voi, ma chiedete i nostri prodotti, così vi faranno, vi diranno e vi spiegheranno, vi diranno tutti i prezzi, eccetera, eccetera. Ok, allora, nel kit abbiamo, all'interno del kit abbiamo la garza. La garza è questa, è una garza leggera, come vi dicevo. Ne ho messa 1,50 m circa, un po' abbondante, perché un pezzo ci servirà per da stirare sul retro del nostro pannolenci. Quindi, per realizzare i fiori tridimensionali, noi abbiamo necessariamente bisogno di che cosa, ragazze? Della nostra teletta termobiadesiva, perché senza questa i fiori rimarrebbero piatti. Invece con questa teletta qua, ok, io quindi quella che garantisco è tantissime cose. Allora, prima vi direi già di stirare, che così abbiamo già la parte, diciamo, di garza predisposta per questo, la utilizziamo già ora. Quindi prendiamo il pannolenci decorato, quindi questo stampato, lo giriamo alla rovescia, prendiamo la teletta termobiadesiva, la appoggiamo in questo modo al retro del tessuto. Ok, io intanto vado avanti, ok, sì, perfetto. Sì. Andiamo a stirarla in questo modo, ragazze. Allora, deve essere stirata al retro del tessuto, ma non deve sporgere dal tessuto. Quindi, come in questo caso, se c'è un pezzo di troppo, ovviamente andrà tagliato, ok, ragazze? Quindi deve stare nei margini. Perfetto, la teletta volendo si può anche aggiuntare, quindi se ne avete in giro a casa dei pezzi eccetera, non buttateli, perché la teletta, anche se ha delle aggiunte, non c'è assolutamente problema perché non si vede. Ok, quindi stacchiamo la carta in questo caso non ci occorre, così facciamo un'unica diciamo stiratura, la togliete completamente, ok? Dopodiché andate, aspetta che la tolgo anch'io che sennò mi dà fastidio, la mettiamo giù bene, dopodiché andiamo a poggiare sopra un pezzo di garza. Praticamente la garza dovrà essere nella stessa misura del tessuto sottostante e della teletta termoadesiva che abbiamo sotto, quindi la mettiamo ben a pari in questo modo, ok? E poi andiamo a stirare. Allora, ragazze, ferro da stiro va benissimo, qualsiasi che avete a casa, caldo senza vapore, quindi caldo a una temperatura anche abbastanza alta. Allora, se avete questi qua piccolini, diciamo da viaggio, da hobbistica, eccetera, potete tranquillamente metterlo al massimo, ok ragazze? Se invece avete la classica stirella, insomma, i ferri da stiro un po' più belli, un po' più di qualità, un po' più elevata, che ovviamente hanno anche un calore un po' diverso, sicuramente maggiore di questi, allora potete abbassare un pochino la temperatura, ok? E metterla tra la licra e il cotone. Ok, dimmi in regia, ci sono delle domande? Sì, vabbè, a parte la teletta termoadesiva, che alcuni magari non hanno la teletta termoadesiva, non so cosa sia, ma
che ne esistono anche diversi tipi. Certo, già... certo. Allora, la teletta ternoadesiva ce ne sono in commercio tantissime, tantissime anche di varie marche, ok? La nostra che utilizzo appunto è la Item Bond, questo è il nome della marca, ok? E ha anche questa diversi pesi. I pesi che cosa consistono? Consistono nel proprio nello spessore della teletta ternoadesiva e quindi hanno anche diversi utilizzi. Per realizzare questo tipo di lavoro è diciamo necessaria quella un pochino più pesante, perché così anche col pannolenti riusciamo a dare la forma, quindi anche ai tessuti più pesanti riusciamo a dare la forma ai nostri fiori. Attenzione ragazze, questa teletta è una teletta termo biadesiva. Per forza, quindi, va messa tra i due strati di tessuto. Allora, qui c'è proprio un mondo da poter vedere. Qui trovate un sacco di video tutorial proprio per realizzare tanti tipi diversi di fiori tridimensionali in tessuto, ragazzi, ok? Quindi molto 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 carini da fare, quindi li potete sbizzarrire, ok? Per stasera, domani e dopo sapete cosa fare, eh? Quindi lasciate fuori di casa marito e figli e sapete che cosa guardarvi, insomma, per stare insieme a noi, ok? Dimmi, regia. Sara invece dice che questa casa non l'aveva mai vista, che sembra veramente molto bella. Sì, è una gazza leggera in sintetica, ok? Questo ci permette anche di, perché sfilaccia molto, però essendo sintetica, volendo, ci permette anche di bruciacchiarla con una fiammella in modo da bloccare lo sfilacciamento. In realtà la teletta termoadesiva è un'altra cosa che fa, cioè blocca lo sfilacciamento del tessuto, quindi anche se la utilizziamo sul retro dei fiori, ma non sfilaccia, o perlomeno sfilaccia veramente veramente poco, quindi è un effetto molto molto carino. Allora, il retro, perché sto usando questa garza? Perché comunque è un tessuto leggero, essendo già un po' pesante il pannolenci che abbiamo utilizzato, soprattutto il glitterato rimane un pochino più strong, la garza invece è leggera, perciò non ci fa diventare troppo esageratamente spesso il nostro lavoro, il nostro fiore, ok? Per questo che ho deciso di utilizzare la garza. Oltretutto si sposava anche molto bene con la tecnica frufru, che appunto è la base di questa ghirlanda. Allora ragazze, intanto io ho già, ma l'importante era farvi vedere come stirarlo, quindi voi lo stirate tutto 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 stirato molto bene, ok? Deve essere stirato dappertutto. Dopodiché, con una semplicissima forbice, se avete quelle un pochino con il becco sottile, insomma, è meglio, andate a ritagliare il contorno dei fiori. Allora, io di solito faccio così, mi trovo meglio, a ritagliare magari prima grossolanamente, ok, il pezzo, quindi vado a ritagliarlo un po' così in maniera grossolana. Dopodiché, così me lo tengo meglio in mano, vado a ritagliare con le mie forbicine tutto il mio contorno, quindi seguo quello che è la sagoma proprio del fiore, delle foglie, dei sepali, e quindi vado a ritagliare tutto quanto. Ok ragazze, quindi così l'effetto finale dovrà essere ritagliato normale in questo modo, quindi ritagliate tutto quanto, fiori grandi, fiori piccoli, sepali grandi, sepali piccoli e le foglie, ok? Tutte quelle che dipende dalla connessione. Tutte quelle, ah no, pensavo che Marco stesse parlando con me. Tutte quelle che avete qui stampato sul vostro tessuto. In realtà nella ghirlanda non li utilizzeremo tutti, però almeno così le avete già ritagliate e potete utilizzare quelli che volete. Così l'ho detto già subito, almeno chi vuole già iniziare a ritagliare, stirare e ritagliare, lo può fare. Ok ragazze, quindi questo è il sistema per ottenere tutti i nostri fiorellini, petalini eccetera già belli che pronti, ok? Io ovviamente me li sono già ritagliata, mi sono già portata un pochino più avanti, ok? Perfetto, sono proprio gli avanzi del tessuto del pannolenci glitterato, perciò diciamo quando tagliate
fate in modo magari di ottenere proprio dei piccoli pezzettini che qui sulla carta modello trovate in questo, che è questo cerchio. Perciò con il pezzettino avanzato andiamo a ritagliare un cerchio. Allora, sul cartamodello è un cerchio preciso e perfetto e va bene, ma a noi non interessa che sia preciso, va bene anche un po' così, un po' stortino, ok ragazze, non è un problema. Questi cerchi qua li utilizzeremo proprio per fare i boccioli. Intanto grazie ragazze, io leggo insomma i vostri complimenti, mi fa veramente veramente piacere. Ok, non vi preoccupate se si dovesse bloccare, perché comunque ci sarà la registrazione ragazze, quindi potrete seguire quella, va bene? Sì, il problema è che sono tantissime connesse e purtroppo la linea è un po' ballerina, però okay, tranquille, perché poi manderemo il link con la registrazione fluida. Anzi, poi con la registrazione ragazze voi siete anche più comode, perché così potete mettere in pausa, fare insomma tutto in un metro e dieci. Andiamo a realizzare la base, c'è la ghirlanda. Cosa dobbiamo fare? Ok ragazze, buttate un attimo l'occhio mentre state tagliando i fiorellini, aguzzate l'orecchio. Allora, la pieghiamo a metà, quindi dalla parte del metro la pieghiamo a metà e diventa 50, se la matematica non è un'opinione. Ok, quindi piegata a metà, dopodiché la ripieghiamo nuovamente a metà ragazze. Ok, quindi la dobbiamo piegare in poche parole in quattro, in modo da ottenere un'altezza di circa 35 cm e una larghezza di circa 50 cm, 60 cm, quello che avete. Ok? Dimmi regia. Raffaella dice che, vabbè, a parte i complimenti di come spieghi, che fa sempre molto piacere, che è andata a curiosare sul sito, che non ci conosceva e che ha visto un sacco di cose. Grazie mille, grazie ragazze, quindi mi fa piacere, grazie quindi anche ad Abilmente che organizza questi eventi, così anche chi giustamente non ci conosce ci possiamo conoscere meglio, ok? Ma vai anche, seguici anche sui social, perché ogni sabato facciamo le dirette, quindi queste cosine ovviamente di creatività, di manualità, le facciamo tutti i sabati alle ore 14 ragazze, ok? Perciò non dovete mai mancare. Benissimo, allora fino qua tirano fuori il filo, quindi due o tre fili diciamo della trama, e si scuse tutto. No regia, questo serve per tirare la trama e quindi fare un segno dove noi possiamo tagliare, e qua siamo proprio sicuri, abbiamo la certezza matematica che verrà un segno dritto, ok? Perché stiamo proprio sfilando la trama che c'è all'interno del tessuto. Adesso non so se in video si vede, ma comunque eccola qua, capito, c'è il segno. Il trucchetto della Zanzi. Il trucchetto della Zanzi, che comunque è una cosa furba. Adesso ragazze, io la taglio male, ve lo dico perché devo far veloce. Nel frattempo Antonella chiede se ci saremo ad Abilmente Roma. Ma certo! Allora Antonella, noi sicuramente a Roma non mancheremo, anche perché abbiamo fatto tutte le altre edizioni, ma quest'anno è facile facile appunto che faremo tutte le fiere di Abilmente. Quindi ci rivedrete sia a Roma, sia a Milano, sia a Vicenza ovviamente, che a Torino ragazze. Quindi un super, autunno-inverno, una super stagione piena per noi, e ci farà piacerissimo se venite a trovarci nello stand, ok? Quindi fate la stessa cosa anche da qui, ok? Quindi quattro pezzi tutti uguali così, benissimo. Abbiamo detto che questa garza sfilaccia, è normale, è una garza, perciò sfila. Allora, se non vi piace lo sfilacciamento, andate con un accendino o con una fiammella a bruciacchiare tutto il bordo, in modo che così lo sfilacciamento si blocca, come effettivamente è già bloccato nella parte di qua della cimosa, ok? Questa è già, nasce già così, quindi da un lato è già un po' bloccato, no?
Se invece vi piace proprio l'idea che sfilacci il tessuto, quindi diamoglielo proprio bene, quindi questa sfilacciatura la dobbiamo accentuare tirando via proprio qualche fila, qualche filo di in più e creando proprio la frangetta, ok? La frangettina qui. Sia a questo lato, se volete, anche da quest'altro. I due lati invece a destra e sinistra, quelli corti, in realtà andranno poi incollati, quindi non si vedranno, perciò potete anche evitare di stare a sfilacciare. Ok? Benissimo. Una volta fatto questo lavoro, ecco, ok, allora basterà semplicemente che mettiate due o tre, insomma, spillini in modo da fermarla. Dimmi, regia, io ogni tanto lo sento che sghignazza, vuol dire che ha letto qualcosa che vi avete scritto. Sì, perché, ecco. Si vede nettamente le persone che ci seguono da tanto e le persone nuove. Le nuove sono carinissime, chiaramente ci chiedono se siamo anche a Torino. Sì, saremo in tutte le fiere circuito, ovviamente. Sì, ragazze, sì. Ma poi scusami, Monica dice... bellissimo andare a conoscere di persona, se portate allo stand dei dolcetti ancora meglio. Allora, perché le nostre clienti sanno che noi siamo dei mangioni, ok? Perennemente a dieta. Perennemente a dieta, perché sennò diventiamo 800 kg, quindi per forza di stare a dieta, ma ci piace mangiare. E quindi soprattutto alla regia. È una precisazione. Ecco, la precisazione la so già, la regia invece è goloso di salato. E quindi se dovete portargli qualcosa, allora i dolcetti sono più io la golosa, lui è goloso di salato, così la butto lì, ragazze, poi vedete voi. Vabbè, ma questa non è che possiamo dire queste cose. Ma che ci conoscono già subito così. Ecco, bombassa, infatti. Noi siamo un po' a nostro modo. Va bene. Stavo dicendo, ragazze, se invece non vi piace questo stacco, la volete tenere pareggiata, ovviamente lo potete fare. Gli spilli vi aiuteranno semplicemente a tenere come volete il tessuto. Ora usiamo la nostra sughi. Bisogna, diciamo, variare leggermente il lavoro. Anche di questa tecnica, sempre sul nostro YouTube, trovate diversi video tutorial come realizzare anche con questa stessa base un altro tipo di ghirlanda, che appunto si chiama ghirlanda americana. Ok, ragazze, perciò anche lì potete andarvi a curiosare e vedere, insomma, quello che propongo con questa base. Allora, la tecnica frufru è bella perché? Perché, ragazze, sembra cucita. Sembra tutta una rouge cucita, una cosa complicata che solo noi sappiamo fare. E invece no, è facilissimo, anche perché non serve a due filo, perciò possono farla anche tutte coloro che non amano cucire. So che, insomma, ce n'è parecchie di voi che non amano cucire. Allora, abbiamo detto, ci sono due passaggi. Quindi noi dovremmo infilare, ragazze, questo lato di tessuto nel passaggio interno e questo lato di tessuto nel passaggio esterno, cioè questo lo metto qua e quest'altro lo metto qua. Vedete? La stoffa rimane infilata tra i due buchi, quindi rimane a cavallo di cosa? Di questo ferretto centrale. Quindi l'infiliare l'ho pareggiato, andrò zoom, regia, a lui gli piace qua zoomare, eccolo qua. Perfetto, quindi pareggio. Una volta pareggiato un pezzettino, qua andiamo avanti da 5 centimetri alla volta più o meno, cosa faccio? Vado, vedete, guardate questo ditino qua, questo qui dietro, vedete, lo metto qua dietro e tiro il tessuto, praticamente vado ad arricciare il tessuto spingendolo da un lato, quindi spingendolo verso questo ferro qua divisorio. Quindi pareggio il tessuto e vado a spingere, vado a far scorrere il tessuto proprio come in un binario. Perciò pareggio e spingo. Col ditino qua, l'indice della mano destra, diciamo, vado a proprio aiutare il tessuto, ok? Si vede? Sì.
a spiegazzarsi, a farsi come delle piccole piegoline che simulano l'arricciatura fatta a ago e filo, ok? Perfetto. Se poi mi chiedete, questo lavoro, ragazze, vedete, nel frattempo io lo sto facendo per tutta la lunghezza della stoffa, perciò andrò a sistemare, ovviamente quando l'avete già infilato lo spillo toglietelo perché sennò vi bucate, e vado proprio a inserire in questo modo tutto il tessuto, ok ragazze, anche alla fine qua è pareggiate e arricciate. Dimmi, regia. No, Anna Maria ha detto che siamo una coppia fantastica, simpatica e spontanea con voi. E come stare in famiglia, vi voglio bene. Ma grazie, ma anche per noi, guarda, ormai siete la, anche parte integrante della nostra super family creativa, perché insomma con tante di voi ci sentiamo praticamente quotidianamente, perciò davvero è così, ragazzi, è poco da fare. Sentiamo sicuramente più tante di voi che tanti parenti, insomma. ecco. Giorgia invece dice che è più facile a fare che a spiegare questa sì tecnica. è vero ragazze, perciò provate, mettetevi lì e provate i tulle già a nastro, glitterati, tinta unita, poi insomma li abbiamo di tanti tipi, ed è partita da lì, però insomma potete farla davvero con diversi. Vi ricordo che avevi fatto una ghirlanda per una cerimonia con il nostro tulle risè tutto brillante, esatto. Colombe in pannolenci, esattamente, abbiamo fatto diverse cose, ma comunque sempre su YouTube li trovate. Allora ragazzi, io adesso cosa sto facendo mentre parlo? Dopo che avete infilato il pezzettino, andate un attimo a dargli una sistemata, quindi proprio prendete, se è il caso, se già vi è venuto bene va benissimo così, prendete con le mani, andiamo a sistemare un pochino l'arricciatura, cioè dovete evitare di avere delle pieghe molto molto grandi. Adesso ne faccio una per farvi vedere, vedete, cioè se vi viene una piegona super grossa, ok, e quindi il tessuto si raggruma lì, non va bene, si dice raggruma, non si sa. Andiamo invece a dividere la Lara del fiocco. Ragazze, so che ci sono anche dei nostri rivenditori oggi qua in diretta che hanno comprato il kit a loro volta per farlo, quindi nostre rivenditrici Creativa Marta, un bacione grande, un saluto a tutti quanti. Adesso per ora si sì, scorgo la Lara del fiocco, ma sicuramente ce ne sono diverse, perciò un bacione. Ho anche visto tra parentesi all'inizio che mi ha salutato con ciao Zanzi e tanti cuoricini il nostro super Tommaso Bottalico, che sono commossa, si è svegliato per assistere alla mia live, si è svegliato presto di domenica perché lui per lui questo orario è presto. Ok ragazze, fatta questa parte di ghirlanda, ovviamente ripartiamo con un altro pezzo sempre uguale come abbiamo fatto prima, quindi con l'altro pezzo uguale identico continuiamo la lavorazione, quindi ancora qua sfiliamo, ripieghiamo, mettiamo gli spilli e ripartiamo nuovamente, ok, con come ho fatto. Ok ragazze, io ho già fatto la base della ghirlanda, ve la prendo così la vedete, eccola qua. Regia, un pelinino più dall'alto per favore. Perfetto, quindi qui l'ho già fatta tutta, ho già praticamente riempito i quattro segmenti. Ah, un'altra cosa, vi sembrerà strano, ma i due ferretti, quelli più esterni, rimangono vuoti. Cioè in questa tecnica non si utilizzano, rimangono semplicemente come due binari che vi servono per sorreggere il tessuto, perché se no senza questi due binari il tessuto non starebbe fermo, ok? Benissimo. Allora, abbiamo quindi questa ghirlanda con quattro pezzi di tessuto, quindi sono divisi. Però per, diciamo, sistemarla al migliore dei modi, questi quattro pezzi andranno uniti. Quindi li possiamo semplicemente incollare con la colla a caldo, così, cioè perciò l'estremità qui che avete di ogni pezzo, andate un pochino a pareggiarla, mettiamo la colla direttamente qua sul tessuto
e andiamo proprio a unire le parti. Se non vi piace, abbiamo anche quest'altra parte che è la parte interna, che è sempre separata. Quindi anche qui gli mettiamo un goccino di colla e uniamo anche quest'altra parte. Praticamente dal davanti, ragazze, non si deve vedere l'aggiunta, ok? Dobbiamo nasconderla. Dimmi, regia. Tre domande. Dimmi. La prima, fra... purtroppo ci sono dei problemi di connessione, quindi alcuni poi la rivedono la registrazione e chiedono come fanno a rivederla. Riceveranno una mail con il link con la registrazione. Comunque, esatto, di non preoccuparsi, contattarci che poi noi magari facciamo da tramite. Benissimo, okay? Quindi questa cosa è importante, ragazze, per la registrazione abbiate la serenità che l'avrete, certo, ok? Perché ovviamente vi siete iscritte, quindi l'avrete. Ci vorrà qualche giorno, perché ovviamente abilmente dovrà fare la registrazione a tutte noi corsiste. Ma non vi preoccupate, se avete comunque qualsiasi difficoltà scriveteci sul nostro gruppo di WhatsApp, ok? Esatto. Regia, magari scrivi il numero, ok? Già fatto, così che noi facciamo da tramite tra voi e magari abilmente, quindi discorso registrazione. Ok? Se vuoi dirlo tu, il numero di WhatsApp è 393-813-8526, è il nostro numero di WhatsApp, ovviamente anche numero telefonico, ragazzi, potete anche chiamare, ma se messaggiate vi leggiamo sicuramente. Ok, okay. Poi invece chiedono, perché è andata via la comunicazione, la misura delle strisce che hai utilizzato. Allora, le strisce sono 4 e sono circa 35x50-60, poi dipende, ecco, anche dal tessuto che voi usate, il tessuto Segro. Lei è una nostra ragazza che ci segue sempre, una nostra amica, ha giustamente nominato la nostra Cucicolla, che è una colla super super top, c'è in versione fluida e in versione polvere. In questo caso io forse ti consiglierei la fluida, perché è più facile andarla a posizionare, ha un beccuccino bello sottile, ragazze, l'andiamo semplicemente a mettere lungo il tessuto e poi questa colla, tutte e due, entrambe reagiscono al calore. Cosa vuol dire? Che o con il foam per capelli o con il ferro da stiro, basterà semplicemente andare a stirare il pezzettino e così la colla si fisserà, ok? Quindi va benissimo anche quella, se volete. Perfetto, allora ragazze, questo lavoro di incollaggio, quindi di unione, lo dobbiamo fare per tutti e quattro i pezzi, in modo da bloccare proprio le estremità tra loro. Altra cosa, vedete che in alcuni punti si vede magari un po' troppo il ferro qui alla base, tenete conto che poi andranno messi i fiori eccetera eccetera, quindi li andremo a coprire, non c'è problema, però comunque se invece andate a fare una ghirlanda senza fiori eccetera, potete sempre mettere della colla a caldo in questo. Ok, perfetto ragazze. Allora, una volta che abbiamo fatto la nostra base, così come vi ho spiegato, questa ghirlanda oltretutto è adattissima a essere decorata in mille modi, quindi sia per una festività particolare come il Natale, la Pasqua, eccetera, come anche una decorazione per la casa. Può essere anche non solo una ghirlanda da appendere, ma anche un centro tavola. Immaginatevela con in mezzo una bella candela, per esempio, o con un bel vaso particolare. È bellissima. Perfetto. Una volta fatta la base, adesso ragazze, buttiamoci sui fiori. Assolutamente. I nostri fiori delphinium, che abbiamo a questo punto già ritagliato, quindi sia i fiori che le foglie che i sepali li avrete già sicuramente ritagliati tutti a questo punto qua, e adesso andiamo a dargli la forma, proprio perché essendo insomma vogliamo fare il fiore tridimensionale, quindi non piatto così come lo vedete, ma gli daremo proprio la tridimensionalità.
Per fare questo lavoro i bulini sono in metallo, perché ovviamente lavoriamo col calore, quindi un pochino di colla magari fuoriesce sempre dal tessuto, soprattutto se sono tessuti leggeri. Il metallo ci permette che di non appiccicarsi, insomma, quindi la colla va via senza problemi, non la percepite nemmeno. Ok, e questi abbiamo proprio, sono in totale 8 misure, perciò vi potete sbizzarrire proprio con le varie dimensioni. Se non avete questi bulini potete utilizzare anche le mani, ok? Oppure degli attrezzi che sostituiscono, che ne so, un pennarello piuttosto che. Sì, il costo intanto lo dico, e il set Petaliamo costa 12 euro, quindi lo trovate anche dai nostri rivenditori, andate a richiederlo. Si chiama Petaliamo, ma insomma se dite i bulini Creativa Ave Marta, insomma questi sono. Ok, allora, la tecnica, ragazze. Ve lo faccio vedere con uno dei fiori grandi. Ci vuole uno zoom? Io direi zoom, regia. Assolutamente. Zoom, zoom. Perfetto. Appoggiamo quindi il fiore. Io adesso l'ho appoggiato su un pezzo di feltro in lana. Dimmi, regia. Ricordiamo per chi si è collegato da poco che questi sono già pretagliati e abbinati alla abbinati alla teletta permadesiva e li ha tagliati in precedenza. Certo, per chi si è collegato ora direi di vedere la prima parte del video comunque, perché sì, con il calore. Quindi il tessuto diventerà termomodellabile. Quindi questa è proprio la cosa particolare. Allora, stavo dicendo, io ho preso un pezzetto di feltro giusto da mettere sul tavolo per stirare, ma insomma se voi lo fate anche sulla seta, stiro come volete. Allora, il fiore possiamo appoggiarlo per il di qua, per il di là, è indifferente come vogliamo. Ok, gli attrezzi si chiamano questi qua che stiamo utilizzando, Petaliamo, come i petali. Sì, se vanno sul sito e scrivono bulini, gli appare nel campo. Esatto, cerca. Basta scrivere bulini, ragazzi, e comunque nel sito li trovate. Allora, carta da forno sopra. La carta da forno la mettiamo sempre per sicurezza, anche perché i tessuti che usiamo sono sintetici, quindi può essere che insomma il calore magari se no fa attaccare, ma soprattutto se solo vi sporge un pochino di teletta termobiadesiva vi rovina un po' il ferro da stiro, ok? Perciò mettete la carta da forno, appoggiamo il ferro da stiro sopra. Per qualche secondo non ne serve tanto, direi contiamo fino a 3. Non vi piace, è venuto male, non mi piace come è venuto, non mi soddisfa, lo rifate. Quindi andate a riscaldare nuovamente il petalo, il fiore, sempre contando fino a 3 più che sufficiente, e poi andate nuovamente a dare la forma. Questa cosa che si può rimodellare è veramente la cosa che si può rimodellare è molto molto comoda, perché magari soprattutto le prime volte non vi viene benissimo. Allora vi dico anche una cosa, più volte lo scaldate e più la garza si sfilaccia leggermente, ok? Che però non è tutto sommato una cosa negativa, eh? Il fiore quindi vi rimarrà così. La forma la date voi, ragazze, quindi se lo volete più chiuso lo potete schiacciare di più, lo volete meno chiuso lo schiacciate di meno. I petali qua esterni, volendo, li potete anche modellare sempre quando è caldo, o addirittura ancora, se non vi è piaciuto come è venuto, potete andarli a riscaldare e quindi giocare anche nella parte retro. Quindi, ovviamente più il fiore è piccolo e magari potete usare anche il bulino più piccino, ok? Se invece lo fate con le mani, ora ve lo faccio vedere, potete comunque utilizzare il palmo della mano e andare a dare comunque la vostra forma, ok ragazze? Perciò non vi preoccupate, si può fare in entrambi i modi. Se poi vi piace questo lavoro, che magari non l'avete mai visto, non l'avete mai fatto, eccetera, siete sempre in tempo a comprare appunto i bulini, ok? Con il set Petaliamo. La forma quindi che diamo al fiore è proprio questa, ragazze, ok? A me piacciono piuttosto aperti, non tanto chiusi, ma vedete voi come realizzarli. Ovviamente ve lo dico già, ragazze, non vi verranno mai due fiori identici, perché è il suo bello, ok? E quindi
va benissimo anche fatti proprio uno diverso dall'altro. Quindi io qua li ho già preparati e vedete, alcuni saranno più chiusi, altri più aperti, ve li faccio vedere anche da vicino e questo è il risultato, ok? Ragazze, per chi invece sta modellato tutti i petali, e adesso vi spiego anche i sepali, che poi noi questi sepali li utilizziamo per fare i boccioli in questa ghirlanda, ma volendo, perché il retro del fiore in realtà non si vedrà, ma volendo, vedete, eccoli qua, li usiamo per fare questi, i bocciolini, ma volendo voi potreste anche andare ad applicarli proprio sul retro di ogni fiore, se magari invece fate dei fiori che si vede lo stelo, tipo, non so, volete abbellire, decorare un vaso, in quel caso potete fare il gambo lungo ai fiori con del filo metallico e questi sepali quindi li potrete andare ad applicare sul retro del fiore per dare rifinitura anche, ok? Benissimo. Allora, per dare la forma ai sepali facciamo in questo modo. Andiamo a stirare sempre 1, 2 e 3, ok? Poggiamo se farli diventare boccioli, ok? Portando il tuo cerchietto che adesso nel cerchietto mi piace, sono anch'io una piccola ghirlanda floreale. Dopo abbiamo detto con Marco andrò a fare la spesa e ovviamente con questo cerchietto. Benissimo, allora i sepali ragazzi dovete, per la ghirlanda io ne ho realizzati, quindi stirati, un totale di 8-10 tra i grandi e i piccoli, vi faccio vedere già stirati. Chiedono se fare vedere anche la foglia, certamente. Sì, 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 adesso arrivo. Vedete, quindi piccoli e grandi, chiari e scuri, insomma, ve ne preparate un 8-10. Ok, adesso vediamo la foglia. Raffa dice che chiaramente se uno prende il kit può fare altre cose, spille, oggettistica. Bravissima, anche perché nel pannolenci deco che c'è all'interno del kit i fiori sono molto abbondanti, ok? Quindi ce n'è in abbondanza. Io per la ghirlanda ne ho usati in totale 8 grandi, idea magari di fare anche il cerchettino, ho messo anche la farfallina. Io gli ho messo un il ferretto, quello che useremo per il gambo, perché quello ci avevo lì in mano e quindi così sono fatta col ferretto, ma insomma potete applicarlo anche su un cerchietto normale. Ok, torniamo a bomba alla nostra foglia. Ok, le foglie a me mi piacciono un sacco, ragazze, in generale, questa forma devo dire che mi è piaciuta molto, quindi l'ho fatta un po' tutta strana così. Tante volte mi piacciono quasi più le foglie dei fiori, in alcuni casi, di me testa lo strana io. Allora, mettiamo sempre la nostra carta da forno, la foglia è un po' più grandina, quindi è difficile che riusciamo a stirarla e lavorarla in un'unica botta. Perciò io vado a stirarla magari prima un pezzo e la modello, poi l'altro pezzo e lo modello, poi l'altro pezzo e lo modello, ok? Allora scaldiamo, contiamo sempre fino a 3, ok? Dopodiché stavolta senza bullire, oltre a formare la nervatura, vado anche a stropicciarlo un pochino, quindi a dargli anche un po' di forma, un po' stortinaccola, insomma. Quindi anche sembra un'alga? A me un corallo sembrava. Sì, esatto. In realtà è proprio la forma così di questa pianta particolare, che appunto mi piace perché non è una classica foglia normale. Ovviamente poi vi potete sbizzarrire anche con delle vostre forme che vi piacciono di più, ma soprattutto vi volevo dire che noi abbiamo anche ben tre cartamodelli stencil, che sono dei cartamodelli un po' particolari che abbiamo realizzato noi, quindi sono proprio di nostra creazione, che sono fatti proprio per come cartamodello per fare fiori e foglie. E lì veramente vi potete sbizzarrire, perché su ogni cartamodello potete proprio trovare
tante forme differenti, sia di fiori che di foglie. Andate proprio, correte dai nostri rivenditori, così li vedrete, perché poi non abbiamo solo quelli dei fiori e delle foglie, abbiamo anche quelli dei pupazzi, delle bambole, insomma tutta una serie, ne abbiamo tantissimi, sono più di 6, così, davanti e così. Se c'è qualche pilucchetto di garza che vi spunta e non vi piace, lo potete tagliare via, quindi quello è normale. Fate anche tutte le foglie in questo modo. Io le foglie praticamente ne ho utilizzate 6, ok? Quindi quasi tutte. Ecco, questo intanto ve lo faccio vedere velocemente, è uno dei 3 cartamodelli stencil di cui vi parlavo, e i nostri cartamodelli, oltre ad avere le spiegazioni cartacee, ok, sono fatti proprio così. Quindi sono fatti di plastica già intagliata, quindi appoggiamo il tessuto, andiamo a disegnare, ritagliamo e voilà, il gioco è fatto, siete pronti per creare tutta una serie infinita di creazioni differenti. Ok ragazze, perfetto, quindi anche questo è una delle cose che, per chi non le ha mai viste approfondite, vi consiglio di farlo. Ok. Allora, fatti tutti i vari pezzi, ragazzi, che ci servono, facciamo un pochino di spazio qui al tavolo, al piano lavoro, andiamo a montare i fiori. Allora, i fiori, vi faccio vedere la ghirlanda, li ho montati a due, tranne alcuni che ho lasciato il fiore piccolo da solo, come quasi fosse un bocciolo, ma cioè un fiore insomma in fioritura. Ma vedete voi come fare, potete farli tutti doppi oppure no, lasciarli invece singoli, come preferite. Logicamente, se li lasciate singoli, sfruttate ancora di più il panno lenci decorato, perché create ancora più oggetti. Se invece li fate doppi, logicamente con due ne fate uno, ma lì vedete voi. All'interno poi gli ho applicato la mezza sfera, che trovate sempre nel kit, ok, l'abbiamo infilata qui nella cartina dei nastri, e sono mezze sfere già adesive. Se però gli date un goccinino di colla, secondo me è sempre meglio. Perciò prendiamo, ecco, i colori li abbinate come vi pare, quindi potete mettere il rosa chiaro con quello più corallo, insomma decidere voi gli abbinamenti in come vi piacciono di più. Allora, prendiamo il fiore piccolo, mettiamo la colla a caldo sul retro e andiamo a posizionarlo al centro del fiore grande, ok? Dopodiché qui in mezzo mettiamo la mezza sfera, che ripeto è già adesiva, ma io direi doppi, quindi 6 fatti così doppi, e poi invece altri 3 singoli, ma ripeto, potete fare il quantitativo e, che volete, anche insomma l'effetto che volete, ok ragazze? Benissimo, adesso incollo qua velocemente. Nel frattempo, regia, ci sono domande? No. Tutto chiaro, perfetto. Qua è proprio da sbizzarrirvi, ragazze, potete davvero andare a giocare con dovrebbero bastare. C'è chi ha commentato prima i cartamodelli stencil che fanno addirittura la raccolta. Esatto, perché poi certo le nostre... Alessandra è una di queste, appunto, che le colleziona tutte. Grazie mille Alessandra, un bacione. Ecco qua. Ok, nel frattempo io ho preparato la quantità di fiori, insomma, che mi serve per concludere la ghirlanda, e adesso vediamo invece i boccioli. Allora, come vi ho anticipato prima, per fare i boccioli vi servono i sepalini, questi qua, e gli avanzi del tessuto che abbiamo ritagliato. Regia, un po' più da vicino, per favore. Subito. Ok, grazie mille. Che andranno quindi ritagliati più o meno a cerchio, un cerchio di circa 2-3 centimetri, insomma, ok? Che comunque avete il cartamodello, quindi potete farlo. Con le dita andate a spingere all'insù in modo da creare questa forma un po' a X. Vedete?
Perfetto. Anziché stare a fare la filza, cucire, eccetera, eccetera, se noi lo teniamo proprio così tra le dita, prendiamo il nostro, dove è andato? Ecco qua, ce l'avevo davanti, il nostro sepalo, andiamo a mettere la colla all'interno e ci poggiamo sopra in questo modo il nostro ritaglietto. Lo facciamo proprio incastrare lì in mezzo. Tanto sotto non si vedrà, ragazze, perché poi andremo a vedere solo il bocciolo chiuso in questo modo qua. Ok? Se invece, ragazze, siete precisine, volete cucirlo, eccetera, lo potete fare senza nessun problema. Io l'ho incollato in questo modo. Dopodiché, per farlo rimanere più chiuso, vedete, a una ho messo un goccino di colla sulla, diciamo, sulla punta del sepalo e ho chiuso tutti e quattro i lati. Dimmi, regia. Ma no, Roberta chiede il cartamodello, se per favore lo fai vedere. Sì, scusami. Lo possono scaricare sulla Creativa Club. No, no, questo è un cartamodello esclusivo di Abilmente. È chiaro? Sì, sì. Ok, perfetto. Allora, ecco qui, finisco un attimino. Gli chiedo se è chiaro, perché sai che io le cose tecnologiche non ci capisco una mazza, regia, quindi dimmi tu se è chiaro. Maravilla, ci sono io. Ecco. Vedete, il bocciolino è fatto, eccolo qua. Anche qui ne farete diversi, sia con quello più grandino che volendo, vedete, anche li potete fare con quello piccino. Dimmi, regia. Raffaella dice che è un progetto veramente poco stress, con poca tecnica che io non ho, però con consigli furbi che chiunque può divertirsi a replicare. Assolutamente sì, ma poi l'importante, ragazze, come dico sempre, è divertirsi quando fate qualsiasi cosa di creativo. C'è chi si diverte facendosi, proprio complicandosi la vita, e io sono una di quelle alcune volte, perché magari faccio robe pignoline, precisine, tutte curatine, eccetera, alcune volte, non sempre, e c'è chi invece si diverte facendo cose un pochino più leggere. Lì dipende da voi, ragazzi, gli date proprio l'appiattimento dei quattro lati e vi rimane più chiuso, ok? Così che fate ancora prima e vi preparate così i vostri bocciolini. Perfetto, fin qua tutto chiaro? Bene, bene, bene. Ora, prendiamo il pezzo, per chi ha il kit, il pezzo di cordone in juta con animato, che all'interno quindi ha un filo di ferro. Se non avete questo cordone qui di juta, a parte che i nostri negozianti lo vendono anche a metraggio, quindi lo potete andare ad acquistare, altrimenti potete anche prendere un filo di ferro, avvolgerlo o con la guttaperca, che è quel nastro adesivo dei fioristi, oppure anche con del nastro o del pannolenci, quindi tagliate una strisciolina di pannolenci e andate a foderare, ok? Quindi lo potete fare. Per chi invece ha il kit, deve tagliare a metà il metro di filo di questo qua animato, ok? In modo da formare due pezzi. Lo sistemate, insomma, lo fate un po' liscio e lo utilizziamo. Quelli un pochino più grandini li mettiamo sotto, ok? Quindi andiamo proprio a fare il rametto, no? Come in natura, quindi con le gemme più piccole verso l'esterno e poi mano a mano crescono i fiori, ok? Allora, anche qua è che lezione di botanica. Esatto, per lezione di botanica, te che hai il pollice verde poi, tra l'altro. Allora, io il pollice ce l'ho in feltro, nel senso ce l'ho anche quello in pannolenci, e quindi vado a fare fiori che non muoiono mai, ragazze, perché io gli altri li faccio morire tutti, quindi visto che mi dispiace, evito, ecco. Perciò a casa solo quelli finti così in pannolenci ci sono, ragazze, o in tessuto e via. Allora, vado a mettere quindi, in questo modo posso farne 3, 4, 5, 6 boccioli, come volete, e li applico un po' così
sistemati bene lungo il nostro ferretto, tenendo conto che essendo una ghirlanda la parte retro non si vede, quindi li teniamo tutti piuttosto dal davanti. Se ne volete mettere anche qualcuno poi in più potete farlo. Non interrompo più perché non so se hai visto l'ora. È tardi ragazze, molto bene. Eh sì, è un po' il mio problema, mi dilungo un pochino. Io un pochino più laterale, ok? E nel frattempo vado già a vedere un attimo di metterci anche la foglia. Allora ragazze, la foglia la metto da dietro in questo modo qua, anche perché, ripeto, è una ghirlanda, quindi non dobbiamo curare la parte posteriore, dobbiamo solo guardare il davanti. Perciò questa foglia io me la vado a mettere, mi metto un goccino di colla qua sulla base e me la metto più o meno qui, in modo che così faccia proprio anche da base al fiore, così anche il fiore rimane sistemato meglio. Vedete dietro com'è? Ok ragazze, quindi dietro mi risulta piatto il lavoro. E vado avanti così, procedo montando anche gli altri petali, gli altri fiori e le altre foglie. Lo faccio veloce ragazze, ma tanto il sistema mi sembra abbastanza chiaro, quindi non c'è grossi problemi. Ok, nel frattempo monterò anche le foglie, che fare proprio come vi piace. Essendo una ghirlanda le foglie le tengo un pochino più verso l'esterno, vedete, cioè la curva è così, le foglie le metto un po' più verso l'esterno. Perfetto, regia un pochino visione più dall'alto per favore. Ok, adesso ecco qua, il risultato praticamente è questo. Più o meno vi dovrebbe venire. Cosa mi sta venendo in mente? Che può essere anche quello che, come si chiama quella cosa che chiudi le tende? Una, non mi viene il nome. Sì, ho capito. È la, oddio mio, non mi viene. Sì, quella chiusura, quella fascia che mettete al lato della tenda. Se vi viene, ditemelo, ragazze. Ho bisogno di una vocale e anche di una consonante. Non mi viene il nome. Vabbè, mi sfugge. Certo, è molto bella anche per una decorazione in generale in casa, sicuramente la trovate. Ok, allora ragazze, fatto ciò, possiamo andare un attimo e ovviamente ne fate anche un altro, vedi la regia poi mi dice queste cose e mi fa andare insieme. Allora, fatto il primo, ne fate un altro identico, nel senso più o meno, ovviamente. Andate a mettere anche in basso. L'embrass si chiama? Embrass. Ok, benissimo, grazie Roberta. Ok, e scusa adesso il francese perché io e francese siamo così. Ok, le lingue in generale, anche l'italiano. Ok, fatto questo ragazzi, appoggio un attimo i fiori di lato e invece mi butto sulla scritta. Allora, questa scritta è carinissima, with love, col cuoricino in mezzo, è molto romanticosa. In realtà sono delle scritte che abbiamo di diversi tipi e hanno anche le calamite sul retro. Questo perché? Perché ci permettono di applicare direttamente, volendo, la scritta alle ghirlande in metallo. Quindi avendo la calamita io riesco a clac, appoggiarla e quindi già senza bisogno di incollarla sta ferma, o per esempio sui frigoriferi eccetera. Ok, quindi molto 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 carina anche questa. In realtà in questo caso non ci serve perché la ghirlanda l'abbiamo foderata in tessuto, perciò la calamita non occorre. Allora, questa scritta ragazze potete decidere di lasciarla così com'è oppure andarla a dipingere. La potete dipingere in mille modi, in mille colori, con i colori acrilici, con i pennarelli, pastelli, quello che volete, oppure anche dargli un po' di colore, solo per darvi l'idea, ok? Quindi fate proprio degli accenti di colore. I pigmenti o comunque il trucco è molto facile da stendere, quindi anche se non siete assolutamente esperte in pittura va benissimo ed è molto facile. Altra cosa che potete fare è andare a decorare
con le mezze sfere. In questo caso già su legno l'adesivo della mezza sfera tiene molto meglio che sul tessuto, quindi potete anche semplicemente andare a incollarle direttamente. Io ora le mezze sfere le metto qua e là, insomma, come mi piace, poi voi deciderete se metterle o non metterle e come. Ok ragazze, e fate, diciamo, questo lavoro, ve lo faccio vedere da vicino. Ok, adesso il colore sfumato non si vede molto in video, ma rimane molto molto carino da vedere, anche perché i particolari fanno sempre la differenza, eh? Ok, adesso ragazze dobbiamo andare a fare la nostra composizione, quindi abbiamo preparato tutte le parti, tutti i vari pezzi. Non ci resta altro che unirli, perciò prendo la mia ghirlanda, vado proprio a sistemare i vari pezzi che ho realizzato. Quindi appoggio i fiori, appoggio la scritta, li metto già come vorrei che fossero, che rimanessero, così mi do già un'idea dell'effetto finale. Allora, i gambi di filo di ferro di questo metallico, se vi dà noia li potete anche tagliare ovviamente, oppure arrotolarli, per esempio con una penna, qualcosa di rotondo, e quindi farli diventare ricciolini. Quindi così. Marco, hai fatto tu? Hai fatto tutto? Qui hai sistemato quattro fiori? Ho perso qualche passaggio, ma direi che... Insomma, allora direi che puoi vedere la risposta. Poi Marta mi dai lezioni private, no? Va bene, sarà fatto. Attenzione! Ah, va, c'è già la regia, dice attenzione! Ma dai, che malfidente, dopo tutti questi anni non ti fidi? Appunto, appunto. Ok, allora adesso ovviamente una volta che avete sistemato, quindi così come vi piace, il vostro ramo di fiori, andate proprio a incollare. Una volta incollato il primo andrete ad applicare il secondo, ok? Se è fatto, è fatto ragazze, quindi direi che insomma il lavoro grosso l'abbiamo terminato, si tratta solo di decorarlo ovviamente, il fiocchetto più grande, più piccolo, decidete voi. Vi ricordo sempre che abbiamo i nostri immancabili, insostituibili nastrarte, che sono gli attrezzi che utilizziamo per realizzare i fiocchi perfetti. Marco, se ho tempo ne faccio uno giusto per far vedere. Vai tranquilla. Tanto è velocissimo. Ad esempio, io qui ho questo bel nastro verde, voglio andare a fare un fiocco da mettere qui, scelgo la misura del fiocco, quindi avete quattro misure a disposizione ad ogni attrezzo. In questo caso io lo voglio fare di questo qua grande, ok, da 13 centimetri, appoggio la mano in alto a sinistra e vado a girare. Più giri faccio, mi sono agganciata alla ghirlanda, più giri faccio, più asole mi vengono, ok? In questo caso ho fatto due giri, arrivo nella parte destra, entro nel taglio, esco dal buchino, mi appoggio al tavolo e voilà, annodo e ho fatto il mio fiocco, che verrà sempre identico, preciso, perfetto ogni volta. Quindi è un attrezzo super furbo. Perciò lo consiglio ovviamente a tutte voi che fate creazioni artigianali, eccetera, perché vi aiuta tantissimo anche a risparmiare del gran tempo e vengono tutti uguali. Ok ragazze, quindi questo poi lo andrete ad applicare alla vostra ghirlanda. Benissimo, io ho quindi terminato il nostro lavoro di oggi, la nostra ghirlanda With Love. Spero vi sia piaciuta.